Dottor Verzella, cosa ne pensi del dibattito sulla salute? Non è un dibattito, perché gli uni parlano di salute e gli altri parlano di malattia. Dibattito è quando si dibatte un argomento comune. Qui di comune non c'è niente, sono due realtà che vengono interpretate in maniera opposta. È una dicotomia. Quindi bisogna parlare di salute, perché la ricerca scientifica ci insegna ormai da 30 anni che la malattia può essere interpretata correttamente solo se viene interpretata come una sottrazione di salute, ma no, di per sé è non interpretabile, perché noi dobbiamo mettere al centro non un concetto di malattia o un concetto di salute, dobbiamo mettere al centro il singolo individuo, comprendere il singolo individuo, la persona. Qual è la domanda di salute di questa persona? Tenendo presente che la salute non è un bene primario, non è solo un bene primario, ma contiene la nostra identità quotidiana. Oggi la ricerca scientifica ci fa capire come tutte le nostre manifestazioni sono manifestazioni che nascono da un coordinamento di processi, di esperienze, di biologia che vengono interpretati in termini di salute, che si compongono come salute, salute e benessere.